Un operaio di 47 anni di una ditta di Livorno, originario di Catania, che stava effettuando una manutenzione ad una cisterna, ad un distributore di carburanti del Total Erga all'uscita dell'autostrada 12 a Forte dei Marmi, è rimasto gravemente ustionato per il primo e il secondo grado per il 90% sul corpo a causa delle fiamme che si sono sviluppate dalla cisterna. Prontamente soccorso dai colleghi di lavoro, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che sul posto è intervenuto l'elicottero Pegaso del 118 che ha trasportato l'uomo al centro ustionati dell'ospedale di Cisanello. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri, personale dell'ispettorato del lavoro, oltre che i vigili del fuoco per mettere in sicurezza tutta la zona, dove è avvenuta l'esplosione che si è udita anche a diversi metri di distanza da dove si trova il distributore di carburanti.